di gente che sta male. Buonasera a tutti, io faccio sempre il mio ingresso così come una, ormai come una sciantosa quasi, no? Comunque, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi ancora una volta. Beh, stasera credo che abbiamo il grande pieno, che è sicuramente merito del nostro relatore che ci ha fatto questa grande onore di essere qui con noi stasera e magari potrebbe essere con noi anche qualche altra volta, perché abbiamo già messo in piedi qualche appuntamento per il futuro, ecco, chi lo sa. Comunque, grazie ancora appunto, e questa è l'ultima serata prima dell'estate. In genere io guardo sempre Valeria perché è lei che poi c'è la cassa, però insomma l'idea potrebbe anche essere quella di fare qualcosa anche nell'autunno, però poi vedremo, cioè, vedrete anche voi se sarà questa la possibilità. Abbiamo già un paio di idee interessanti che potrebbero, credo, essere perseguite, quindi magari ci rivediamo anche ottobre-novembre. Niente, questa sera abbiamo poi il nostro Francesco Bonomo, come sempre presenterà come è dovuto il relatore, che tutti voi credo conosciate. Lui ci parlerà anche lui ovviamente della comunicazione, una comunicazione che è molto importante dal nostro punto di vista di medici, quindi questa volta diciamo che l'ordine, la figura del medico prende un po' il sopravvento così, in quello che si dice, no? Non è solo sempre filosofia o altre cose, ma questa volta parliamo proprio dei nostri problemi, che ovviamente sono anche i vostri, perché è un problema che della cattiva informazione, delle cosiddette fake news, che molto hanno interessato ovviamente anche gli ordini istituzionali, quindi la Federazione Nazionale degli Ordini si è molto impegnata in questo aspetto e ha, come vi dicevo forse anche qualche altra volta, proposto, introdotto questo sito che si chiama Dottore ma è vero che, e che vi consiglio di tenere presente e di andare a vedere, perché spesso sappiamo come le false notizie possono creare dei gravi problemi. Anche avete sentito recentissimamente la condanna che c'è stata dei genitori del bambino, del povero bambino che curato con peronotite purulenta con una terapia che non era congrua ha portato alla morte. Ecco, quindi chiaro che questi sono casi estremi, però purtroppo capitano, per cui quindi bisogna anche pensarci, e questo può essere sicuramente un modo utile per tutti per andare a verificare quello che è giusto e quello che non è giusto. Bene, io mi fermo qui perché do la parola a Francesco, che vi presenterà il relatore, e poi ci sentiamo alla fine della relazione. Grazie ancora e buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Allora, siamo alla quarta serata, come ha detto il nostro Presidente. Voi sapete che abbiamo avuto la prima serata con il professor Lingiardi, che ci ha detto quanto importante è la persona a cui comunichiamo. Noi stiamo parlando di comunicazione, per cui ci parlava del modo di comunicare alla persona, in questo caso al paziente, diagnosi e destino.
La seconda serata è stata quella con la professoressa Falcone, che ci ha raccontato di come comunicare proprio fisicamente, quali sono gli atteggiamenti, il modo di metterci, di porci di fronte alle persone e quali sono i nostri modi di parlare. E la terza serata è stata con il professor Beccaria, che ci ha raccontato di come si comunica la storia. E questa sera abbiamo una serata sicuramente molto interessante, molto particolare. Potremmo intitolarla Come non si comunica, perché parleremo di comunicazione falsa, di comunicazione menzognera, di comunicazione che fa male, che fa più male che bene sicuramente. Sapete perfettamente che il nostro ospite è il professor Burioni. Io vi do qualche notizia: lui lavora presso, insegna, è professore di microbiologia e di virologia all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Io volevo dire una cosa in più, che è responsabile scientifico di Medical Facts, che è un sito dove vengono spiegati in termini molto chiari, molto precisi e molto anche convincenti quelle che sono le assurdità che saltano fuori sulla rete, non solo sulla rete. E a proposito di questo, io così volevo fare una piccola considerazione, che è quella: a tutti noi sembra una cosa assolutamente strana che se ci contattiamo con un gruppo di ingegneri che stanno lavorando per costruire un motore, per costruire un ponte, per costruire un grattacielo, non è certo che andiamo lì a dire: ma io penserei che la resistenza si misura in un altro modo, penserei che l'efficienza di questo motore sia meglio così. Ce ne guardiamo bene, cioè sono cose loro, ci mancherebbe altro. Ecco, questo non succede per la medicina, soprattutto ultimamente. Tutti sanno dire qualcosa di medicina, tutti non solo sanno dire, ma ci tengono a dire questo qualcosa. Per cui la mancanza di competenza, che è una cosa indispensabile per parlare di queste cose, per parlare di medicina, ma anche di cose intelligenti, di cose importanti, non solo di discorsi da bar, la mancanza di competenza diventa la cosa trascurabile. Basta che uno dica la sua parte. Ora, il fatto di venire a raccontare ai medici come si fa una certa cosa, non avendo nessuna preparazione specifica, non avendo una competenza, è ovvio che a tutti sembra assurda. Ci sembra assurda, ma questo purtroppo succede molto spesso. Io ho letto, poi vi parlerò anche dei libri che ha scritto il professor Burioni. Io ho avuto un contatto con questi libri, non li ho letti tutti, però insomma mi sono fatto un'idea. E la cosa strana è che il fatto di che ci siano delle persone, e vengono citate queste persone, adesso io non sto a parlare della casalinga di Voghera piuttosto che del bagnino di Cesenatico, ma persone conosciute da tutti, tipo, non so, Red Ronnie, oppure la ex gnocca Eleonora Brigliadori, un francesismo, Eleonora Brigliadori, che si sono convertite, hanno avuto questa illuminazione sulle vie di Damasco e parlano di medicina in modo molto forbito, eccetera. Il guaio di queste persone è che hanno una visibilità mediatica enorme, e questa visibilità mediatica permette a loro di avere dei followers, di avere una serie di gente che comincia a crederci e che non solo ci crede, ma è talmente becera che lo va a raccontare a qualcun altro. Questo qualcun altro ci crede, perché l'ha detto il vicino, e ci si creano queste catene assurde di cose demenziali. Fin tanto che ne parliamo da un punto di vista simpatico, ironico, va bene la cosa, ma è pericoloso, è assolutamente pericoloso. Abbiamo visto, diceva prima Federico, di questo ragazzo, di questo bambino che è morto perché ha avuto una cura omeopatica. Ma siamo matti? Ma dove siamo finiti? È una cosa assolutamente demenziale. Allora, per farvi un'idea, e chiudo, di tutto ciò che stiamo dicendo e di quello che poi ci dirà il professor Burioni, ci sono dei libri scritti da lui veramente interessanti, oltretutto scritti con molta scorrevolezza e con molta ironia, per cui si leggono in un attimo e sono assolutamente belli. Il primo è intitolato Balle mortali, che è un bel titolo sicuramente. Il secondo è La congiura dei somari, scusate, e il primo che è stato scritto è il vaccino non è un'opinione. Abbiamo un book corner della Feltrinelli dove potete trovare questi libri. Il professor Burioni è ben lieto di firmarveli eventualmente. Credo di avervi detto tutto. Questa sera a Mettiamo in ordine le idee abbiamo il grande piacere di avere il professor Roberto Burioni, che invito sul palco.
Prima di tutto vorrei veramente ringraziare di cuore i colleghi, il presidente, e per me è veramente un piacere essere qui. Oltre al piacere di essere a Novara, io scopro, lo ammetto questa sera, che Guido Cantelli è di Novara. Non lo sapevo, questo direttore è bravissimo, io sono molto appassionato di musica e la sua incisione di Così fan tutte è la più bella che io abbia mai sentita. È purtroppo morto prematuramente in un incidente e io non sapevo fosse di Novara. Per me è un onore quasi essere in un luogo a lui intitolato, con un pianoforte Fazioli vicino, è qualcosa che insomma mi incute timore. Questo sono io, nel primo giorno di scuola, prima elementare, rivelo anche ahimè la mia veneranda età. Questa è la casa di un medico di famiglia, perché mio papà, che ora ha 90 anni ed è in pensione, per tutta la vita è stato medico di famiglia a Urbino. E io sono cresciuto appunto nella vita di un medico impegnato con i suoi pazienti. E vedete, grembiule, fiocco, tutto da regolamento, erano gli anni 60. E il sogno di tutti i bambini degli anni 60 era uno, quello di fare l'astronauta, perché c'erano degli uomini che andavano sulla Luna. Andavano sulla Luna a vedere cosa c'è, perché fondamentalmente questa è la ricerca. Uno prende e va a vedere cosa c'è. E io, questo è un pensierino mio in prima elementare, avevo appena compiuto 6 anni, volevo fare l'astronauta, volevo andare sulla Luna a vedere che cosa c'è. E chiaramente il bambino di 6 anni che cosa faceva per sapere cosa c'era sulla Luna, per sapere qualcosa della Terra? E quella volta si prendeva l'enciclopedia. C'era l'enciclopedia. Chi era fortunato l'aveva a casa, chi non l'aveva andava da un amico, andava in biblioteca. E infine nell'enciclopedia trovava qualcosa che era scritto da qualcuno che sapeva cosa scriveva. L'enciclopedia aveva un curatore che non avrebbe consentito a me di scrivere di direzione d'orchestra e non avrebbe sicuramente consentito a Guido Cantelli di scrivere di virologia. L'enciclopedia era qualcosa di cui ci potevamo fidare, trovavamo su di essa notizie affidabili. Adesso quello stesso bambino magari vede, si sta ripartendo coi razzi, vuole fare anche lui l'astronauta, però l'enciclopedia non c'è più. Adesso si va su internet, si accende il computer, si scrive Terra. E cosa trova sul computer? Beh, trova che la Terra è piatta e non gira. Ci sono 200 prove che la Terra non è una palla che gira. Certo, alcune di queste prove non sono proprio tra le più convincenti, ma sono quisquilie. E dice che cos'è la Luna? No, la Luna non esiste, no? Non ci siamo andati, proprio non esiste secondo alcuni. E addirittura Marte, beh, su Marte c'era Barack Obama, al quale hanno fatto il lavaggio del cervello. Chi lo dice? Lo dicono due che erano su Marte. Insomma, su internet si trova veramente di tutto. Internet è un luogo dove ognuno può scrivere tutto quello che vuole, un luogo dove chi dice che 2 più 2 fa 5 non è un cretino che non sa l'aritmetica, ma è un coraggioso combattente contro la lobby delle calcolatrici che sostengono ancora che 2 più 2 fa 4 in maniera veramente... Poi provate a comprare due pere da 2 euro pagando le 3, ecco, perché il complotto c'è anche dal fruttarolo. E viviamo quindi in un mondo complicato, in un mondo nuovo, in un mondo dove talvolta sembra imperare la stupidità. Ma è qualcosa di nuovo? No, non è qualcosa di nuovo. Io mi sono chiesto, vedendo quell'immagine delle due livelle che tentano di dimostrare che l'orizzonte è piatto in maniera così goffa e sciocca, perché quelle persone che hanno messo questa immagine non si siano resa conto di dire una scemenza. Ebbene, questo problema se lo sono posti anche due professori di un'università molto prestigiosa, la Cornell University, una delle più antiche degli Stati Uniti, quelle che fanno parte dell'Ivy League, quindi le più prestigiose. Era successo nel 94, quindi quando internet stava cominciando, un fatto di cronaca veramente singolare. Un signore, che si chiamava e si chiama ancora MacArthur Wheeler, era andato a rapinare una banca e l'aveva fatto a viso aperto. Era convinto però di passarla liscia perché a casa si era cosparso la faccia di inchiostro invisibile, di succo di limone. Lui aveva fatto delle prove a casa con una Polaroid e queste prove erano risultate molto positive perché nella Polaroid la sua faccia non si vedeva. Sì, Dio solo sa cosa aveva combinato. Sta di fatto che questo signore andrò a rapinare la banca, era uno molto basso e molto grasso, per cui lo beccarono subito e lo misero in galera.
Questi due professori furono colpiti da una cosa, come questo non si fosse reso conto di essere un cretino. Cioè, in questa persona c'era una genuina sorpresa per il fatto di essere stato catturato. Ma come? I miei esperimenti, avevo fatto le prove, come, perché mi hanno preso? E allora si misero a studiare in maniera seria e rigorosa, come facciamo noi professori quando ci impuntiamo, qual è il rapporto tra l'effettiva capacità di una persona riguardo a qualunque attività umana, suonare l'organo, suonare il pianoforte, usare un computer. Qual è dunque il rapporto che esiste tra l'effettiva capacità e la percezione di questa capacità? I dati furono sorprendenti. Il somaro non sa di essere somaro. Il somaro, infatti, quando è veramente somaro, crede di essere molto esperto. Poi però comincia a studiare, e quando studia comincia a capire che c'è tanto, tanto da sapere. Ma la cosa più singolare, se ci pensate un attimo, e non deve sorprendere, è che chi è veramente esperto si sente meno bravo del somaro. Perché? Perché chi ha studiato, per quanto abbia studiato, per quanto è esperto di un certo argomento, eppure sa che c'è tanto ancora da sapere. Se voi prendete il miglior concertista del mondo, eppure vi dirà che vorrebbe studiare di più, che ancora quel passaggio non gli viene, che quella cosa non la sa. E invece trovate il somaro sa tutto. E voi capite che questo è un po' un problema. È un po' un problema soprattutto se i somari hanno voce in capitolo. E non c'è qualcuno che gli dice sull'enciclopedia non ci puoi scrivere. Il problema che può nascere da questa distribuzione piuttosto singolare dell'apprezzamento della propria capacità fu analizzata qualche anno fa da professori di un'altra università molto prestigiosa, quella di Princeton, quella dove insegnava Einstein, quindi di nuovo siamo in posti molto qualificati. 2014 c'è una crisi in Ucraina. I russi invadono una parte di Ucraina, si comincia a discutere. Vogliamo intervenire o no militarmente contro la Russia? Ora voi capite che un intervento militare statunitense contro la Russia non è proprio una cosina da nulla, potrebbe, Dio non voglia, anche scoppiare la terza guerra mondiale. Quindi, diciamo che è un argomento un po' delicato, che io oserei sperare che venisse maneggiato da qualcuno che di queste cose se ne intende molto più di me. I professori di Princeton però fanno un esperimento geniale, prendono degli americani e gli chiedono dov'è l'Ucraina. Questa è la risposta. Qualcuno l'ha messa qui, non so cosa ci sia, altri alle Falkland, qui non so, qui si gioca solo a risico, non so cosa sia. Sta di fatto che un americano su sei riesce a mettere l'Ucraina dove si trova. Ora questo, diciamo, può portarci alla conclusione, gli americani sono dei somari che non sanno la geografia, vabbè, pazienza. Però i professori di Princeton hanno fatto una seconda domanda attaccata alla prima. Prima hanno chiesto dove è l'Ucraina e poi hanno chiesto al soggetto sei favorevole o contrario all'intervento armato. E qui viene la cosa sorprendente. Tanto più avevano messo il puntino lontano dalla posizione reale dell'Ucraina, tanto più erano favorevoli all'intervento armato. E qui comincia a esserci un guaio poi, un guaio proprio con la democrazia. Due giorni fa sul Washington Post c'era un editoriale: stiamo diventando troppo stupidi per governarci, proprio parlando delle vaccinazioni. E questi studi fanno pensare che ci vuole comunque molta cautela, perché altrimenti potremmo trovarci in questa situazione. Un aereo dove il baffone dice basta con questi piloti arroganti, è una vignetta del New Yorker questa, basta con questi piloti arroganti, basta con la casta dei piloti, eleggiamo democraticamente il pilota. Voi capite che nel momento in cui il baffone entra in cabina di pilotaggio sotto la sanzione del voto popolare, l'aereo è in pericolo, i passeggeri sono in pericolo, il baffone è in pericolo, ma siamo in pericolo anche noi, perché quell'aereo ci può cadere sulla testa. E questo è esattamente ciò che è successo con le vaccinazioni. Il baffone ha guidato e l'aereo ci è caduto sulla testa. Questa è la copertura contro il morbillo in Italia nel 2015, paragonata agli altri paesi avanzati, quelli dell'Organizzazione per il Commercio con l'Estero. Beh, voi capite che noi non siamo in questa classifica. La nostra classifica è un'altra ed è questa, dove noi nel 2015 eravamo sotto il Ghana, a pari con la Namibia, consolazione in Afghanistan e a San Marino, fanno peggio di noi. Questo si riflette poi, perché appunto la matematica non è un'opinione,
col fatto che abbiamo avuto una terribile epidemia di morbillo nel 2017 che ci ha posto al quinto posto nel mondo per casi di morbillo, consentendoci di battere in scioltezza paesi come Etiopia, Gabon, Tagikistan, Afghanistan e via dicendo. Ecco, a chi è caduta in testa l'aereo però? Al di là di tutto questo, al di là dei più di 5.000 casi, al di là dei diversi morti che ha causato questa epidemia, e però c'è stata una cosa che non è stata notata abbastanza. Questa è l'incidenza per età dei casi di morbillo durante l'epidemia che c'è stata nel 2017. Vedete, l'incidenza più alta, quindi la classe di età che ha avuto una frequenza maggiore di infezione, è costituita dai bambini che hanno meno di un anno. E questi non sono figli di antivaccinisti, questi sono bambini troppo piccoli per essere vaccinati. Bambini che peraltro vanno incontro più frequentemente degli altri a complicazioni. E come li possiamo proteggere questi? Solo in un modo, vaccinando tutti quelli più grandi. Però quelli più grandi non sono stati vaccinati e questi si sono presi la malattia. Con la malattia non si scherza. Il muro divideva la Germania Est dalla Germania Ovest. Quando fu disponibile il vaccino antipolio, la Germania Est lo mise obbligatorio 2 anni prima della Germania Ovest. Ora, vi ricordo anche che la parola obbligatorio in Germania Est aveva un certo significato, perché non è che si scherzava molto. Cioè, obbligatorio, un conto dire obbligatorio a Francoforte, un conto era dirlo a Berlino Est o a Lipsia. Bene, i risultati di questo ritardo furono incredibili. In 2 anni ci furono 8.871 casi di poliomielite in Germania Ovest e soltanto 130 in Germania Est. Questo è chi dice che le malattie spariscono da solo. Due paesi omogenei, due paesi con le stesse diete, le stesse abitudini, divisi da un muro. Guardate cosa è successo. Ora, ci sono purtroppo gli antivaccinisti. Gli antivaccinisti non sono niente di nuovo. Questa è una vignetta del 1805, il vaccino l'avevano appena scoperto, eppure c'era già la società antivaccini che diceva che iniettandosi qualcosa di una mucca si sarebbero sviluppate, vedete, la coda, gli zoccoli, le corna, che la ricerca ha dimostrato avere un'altra eziologia peraltro, non correlata con il vaccino. Ciò nonostante però i vaccini sono incolpati di tutto. I vaccini causano il cancro, vedete? I vaccini causano le malattie autoimmuni, i vaccini causano la calvizie, è andata bene nonostante mi abbiano vaccinato, i vaccini addirittura causano l'omosessualità, insomma i vaccini causano tutto, anche gli errori arbitrali, non c'è var che tenga. Però al di là del fatto che queste cose ci fanno ridere per quanto sono grottesche, c'è qualcosa che invece io trovo dal punto di vista culturale estremamente intrigante. Prendiamo i genitori che vaccinano, non quelli che non vaccinano. Bene, il 50% dei genitori che vaccinano hanno paura che i figli prendano l'autismo. Questo è incredibile, perché la scienza ha dimostrato con certezza assoluta che il vaccino non ha niente a che fare con l'autismo. L'incidenza dell'autismo è identica tra i bambini vaccinati e non vaccinati. Anche nei gruppi ad altissimo rischio, come i bambini fratelli, che hanno un fratello autistico, l'autismo ha un'origine genetica e può essere diagnosticato subito dopo la nascita, addirittura le lesioni sono presenti in utero. Quindi che i vaccini non causino l'autismo è una delle poche cose di cui siamo certi, tanto quanto che la terra è rotonda. Perché il 50% dei genitori ha paura? Se il 50% di voi è venuto qui, dentro questo auditorio, però ha paura del drago dell'auditorium Cantelli, che non esiste, beh, io penso che sia giusto porsi il problema del perché la gente ci crede e del perché la gente è spaventato. E il perché non è così semplice. E capirlo però ci può guidare su come far capire alle persone, a loro volta, le debolezze della nostra mente, le trappole nelle quali può cadere il nostro giudizio e come opporvisi con successo. Perché questo leone ha i denti perfetti pur non avendo mai usato uno spazzolino? Perché se noi facciamo la stessa cosa che fa lui, pochi mesi dopo siamo dal dentista sofferenti a curarci le carie? Perché il suo apparato masticatorio è così perfetto e il nostro invece è così imperfetto? Non è una domanda banale, ma la risposta è questa. L'apparato del leone, l'apparato masticatorio del leone, si è sviluppato
per mangiare delle cose che lui ancora mangia. A noi non è successo questo. Noi abbiamo cominciato durante il Paleolitico come cacciatori, raccoglitori. Mangiavamo delle prede, raccoglievamo della frutta. Facevamo una vita di inferno, pensate, vivere da nomadi coi bambini neonati. Poi cosa è successo? Abbiamo imparato a coltivare la terra. E quando abbiamo imparato a coltivare la terra è cominciato il Neolitico, più cibo. Si poteva stare fermi, si poteva costruire una casa, una grotta, più gente, più bambini, più salute, più nutrimento. Però era arrivato un cibo che non era quello per cui la nostra bocca, il nostro apparato masticatorio si era evoluto. Esattamente in questo momento è arrivata la carie. Tante cose del nostro organismo sono fatte per un mondo diverso da quello in cui viviamo. Pensate un attimo al nostro sistema immune, al nostro sistema immunitario. È costruito per vivere in un mondo immensamente più sporco. Basta pensare a 100 anni fa, ma dov'era l'acqua corrente? E infatti questa troppa pulizia sì, ci fa vivere di più, però fa aumentare le allergie, fa aumentare le malattie autoimmuni, che in paesi dove si vive in modo più sporco sono molto meno frequenti. Il cibo, quanto è difficile dimagrire, quanto è facile ingrassare. Perché? Perché noi siamo evoluti in un mondo dove si moriva di fame, dove il cibo non c'era, dove bisognava mangiare il più possibile e immagazzinare il più possibile. Sicuramente questi signori non avevano il problema del cirovita, ma avevano il problema di morire di fame. E per questo, per la prima volta in un mondo dove il cibo è disponibile in maniera illimitata, buono, sicuro, è difficile trattenersi ed è così tanto difficile dimagrire, perché il nostro corpo si è voluto per farci conservare le risorse il più possibile. E perché la nostra mente non deve essere andata incontro a un meccanismo simile? La nostra mente non serviva quella volta. Non ha attraversato l'evoluzione per calcolare la radice quadrata di 151 o per fare uno studio statistico rigoroso. La mente si è evoluta per elaborare il maggior numero possibile di informazioni nel modo più vantaggioso per il suo possessore. Tutto l'opposto della scienza. C'è il leone. Io sento un rumore. È un soffio di vento o il leone? Dal punto di vista scientifico, dire un soffio di vento quando c'è il leone o dire il leone quando c'è un soffio di vento è un errore identico. Beh, non proprio dal punto di vista dell'evoluzione, perché se io dico c'è un leone e c'è il soffio di vento, sono scappato inutilmente, ma se dico è un soffio di vento e c'è il leone arriva e mi si mangia. E allora la nostra mente ha imparato a mettere in atto degli automatismi, automatismi che sono istintivi, automatismi che sono automatici, automatismi che ci vengono facili, perché la nostra mente trova la strada già spianata dall'abitudine dell'evoluzione. Volete un esempio? In questo momento ci sono tanti faretti qui intorno, ma una volta qual era l'unica sorgente di luce? Il sole. Per cui la nostra mente è evoluta dando per scontato che la luce arriva dall'alto. Ma questo è vero? E guardate, la mente però si inganna. Guardate questa immagine. La vostra mente, come la mia, sta dando per scontato che la luce è qui, dove sarebbe il sole. E la luce arriva qui, e questa è l'ombra di questo cilindro. Quindi queste due regioni, questi due quadrati sono diversi. Non è vero, sono identici. E non importa che io ve l'abbia fatto vedere, se torno indietro voi li vedete ancora sbagliati. Perché la vostra mente va in automatico, certo. Se noi prendiamo un misuratore che misura il colore esatto, allora vedremo che sono identici, perché in effetti sono identici. Ma il nostro occhio e la nostra mente si ingannano. E chiaramente la nostra mente si inganna anche quando deve valutare il rischio, perché noi abbiamo paura magari di viaggiare in aereo, abbiamo paura di andare in una città dove c'è stato un attentato terroristico, e magari però tanti di noi non si curano abbastanza della propria salute, mangiano, bevono, fumano, e in realtà il rischio molto maggiore dovrebbe essere quello del cancro. Noi tendiamo a sopravvalutare i rischi immediati, a sottovalutare i rischi lontani, ma perché? Perché quando eravamo nel Paleolitico la vita media aveva una durata di 20 anni, i rischi lontani non c'erano, c'era il leone che ti mangiava, punto e basta. Un altro errore che fa la nostra mente, uno dei più gravi e dei più frequenti, è quello di stabilire un rapporto di causa-effetto tra due cose che sono successe l'una dopo l'altra.
Questo errore, badate bene, è un errore vantaggioso, perché alla fine serve fare questa semplificazione, però è sbagliata. Se voi portate l'automobile dal meccanico e la mattina dopo non vi parte, qual è il primo pensiero? Ma ha rotto la macchina, subito. Magari non c'entra niente, avete lasciato le luci accese. Però il primo pensiero è quello di trovare una correlazione tra due cose che sono accadute l'una dopo l'altra. E questo porta a delle situazioni paradossali. E una che ho raccontato in un mio libro è quella dei ventilatori sudcoreani. Nella Corea del Sud, un paese molto avanzato, in 1923 uscì su un giornale, un quotidiano, la storia di un signore che era morto, asfissiato, perché si era addormentato col ventilatore acceso vicino. Il ventilatore, a dire del giornale, gli aveva sottratto l'ossigeno e l'aveva fatto morire soffocato. Da quella volta, quando uno muore vicino a un ventilatore, in Corea del Sud, è colpa del ventilatore. Questo è il manuale odierno di un ventilatore in Corea del Sud. Vi dice, attenti, non mettetelo vicino, c'è scritto, io l'ho fatto tradurre da Rizzoli, non mettetelo vicino al letto. E in tutti i ventilatori sudcoreani c'è un timer, perché il sudcoreano muore piuttosto di dormire tutta la notte col ventilatore acceso. E poi però cosa succede purtroppo? In Corea del Sud è un caldo della miseria e un umido della miseria, la gente accende i ventilatori e muore, poverino, perché la gente muore. E quando muore, ecco qua, un uomo è morto domenica mattina dopo aver dormito con un ventilatore elettrico. Certo, poi c'aveva la pressione alta, tant'altro, però intanto il ventilatore l'ha ucciso. Si arriva al paradosso, che è incredibile, e io non ci avrei creduto se non l'avessi visto, che l'Associazione per la Protezione dei Consumatori della Corea del Sud fa un comunicato che dice, attenti, ci si può asfissiare tenendo i condizionatori o i ventilatori accesi, lasciate le porte aperte. Voi, se andate in Corea del Sud, vedete la gente che guida l'auto con il condizionatore acceso, il finestrino aperto, da noi dicono è un matto, invece lì è quello che si fa, perché si teme appunto che il ventilatore possa uccidere. Noi ridiamo, ma noi cosa facciamo? Quando un bambino si vaccina e dopo ha una crisi epilettica e dopo diventa epilettico, cosa dicono tutti? Il vaccino l'ha fatto diventare epilettico. E voi trovate articoli come questi che sono l'esatto corrispondente del sudcoreano che dice è morto col ventilatore acceso. Ecco, il nostro pensiero veloce, istintivo, ci porta immediatamente a dire stava bene, l'ho vaccinato, l'epilessia, punto a capo, è stato il vaccino. E no, questo non è giusto. Per sapere se è stato il vaccino dobbiamo usare la scienza, dobbiamo usare la statistica, dobbiamo usare i numeri, dobbiamo usare il metodo. Dobbiamo usare delle cose che sono profondamente innaturali e assolutamente per nulla istintive, ma sono quelle che ci consentono di sapere come stanno le cose. E le cose talvolta stanno in un modo estremamente controintuitivo, sono proprio l'opposto di quello che sembra che siano, quasi che proprio la nostra mente faccia apposta e si diverta ad ingannarci. C'è una storia della Seconda Guerra Mondiale che ci fa capire quanto talvolta quello che vediamo è ingannevole. E nel 1943 gli alleati avevano cominciato a fare dei raid sulla Germania per bombardarla. Le perdite dei bombardieri erano altissime perché la contraerea tedesca era estremamente efficace. E queste perdite erano diventate inaccettabili, per cui bisognava fare qualcosa. E allora i vertici dell'aeronautica alleata ebbero un'idea. Quando ritornano gli aerei, mettiamo un soldato a prendere nota di dove sono stati, di dove è stato colpito. Così avremo una mappa delle zone che vengono più colpite e quelle zone le potremo corazzare. È chiaro, non si può corazzare tutto un aereo, se no non vola più. Però, dissero gli americani, identifichiamo le zone più colpite e le corazziamo. Cominciarono questo lavoro e per fortuna arrivò questo signore, un ebreo ungherese che era scappato dalle persecuzioni in Europa, era in America e gli disse, attenzione, avete sbagliato tutto, perché in realtà questi aerei sono quelli che sono tornati a casa. Gli aerei di cui non vedete i buchi sono cascati nella Manica, per cui dovete fare l'esatto opposto di quello che vi suggerisce la mente. Voi non dovete corazzare dove i buchi ci sono, voi dovete corazzare dove i buchi non ci sono, perché è lì che il colpo è fatale. E se ci pensate, è un po' lo stesso discorso dell'io ho avuto il morbillo e non mi è successo niente.
tutti quelli che dicono io ho avuto il morbillo e non mi è successo niente sono quelli che sono stati colpiti qui. Quelli della mia età, erano circa 400-500 l'anno, che morivano e sono morti, non sono qui a dire io ho avuto il morbillo e non mi è successo niente. Dunque la nostra mente è molto facile da ingannare. È molto facile da ingannare e qualcuno prova a ingannarla. Vedete, queste rette sono parallele. Non sembrano, ma lo sono. Se voi però volete costruire questo pavimento a casa vostra, non potete fidarvi del vostro occhio, perché sbagliereste tutto. Voi dovete misurare, e allora potete farlo. E la stessa cosa vale per la medicina, vale per la scienza. Quando con Galileo si è capito che ci potevamo sbagliare, che però col metodo noi avremmo corretto questi sbagli e li avremmo evitati, il mondo è cambiato. E infatti se guardate l'aspettativa di vita, guardatela un po', è cominciata a salire quando abbiamo lasciato il pensiero istintivo che ci faceva sbagliare e abbiamo cominciato a usare il metodo scientifico che ci ha fatto piano piano raggiungere delle conoscenze valide. La nostra mente può essere ingannata, la nostra mente viene ingannata dai cialtroni, viene ingannata dalle false notizie, viene ingannata da ogni sorta di corbelleria che possiamo leggere su internet. E a questo punto che cosa possiamo fare? Cosa si può fare per contrastare questa possibilità di ingannare così facilmente la nostra mente? Io penso che qualcosa si possa fare e si debba fare. La prima cosa è il ruolo del nostro Stato. Lo Stato non può oscillare tra la scienza e la superstizione. Noi abbiamo avuto delle storie vergognose per un paese avanzato. Di Bella, Stamina, la xylella è qualcosa che è stata maneggiata dalla nostra classe politica in maniera incredibile. Gli OGM, io sono originario di Urbino, c'è una facoltà di biotecnologia, nel cartello della città c'è scritto città OGM free e c'è un corso di biotecnologia all'università. Ecco, questo non deve accadere. Lo Stato deve tenere il punto, deve stare dalla parte della scienza, perché la scienza, come avete visto, è un valore per tutti. Se uno trova la cura, cioè, di AIDS non si muore più. Una volta si moriva, ora non si muore più. Questo non è di destra, di sinistra, di centro, questa è una cosa bella per tutti, perché si è allungata la vita della gente che poteva morire e non muore più. Cantanti, artisti, pensate, ognuno di noi ha tennisti, Arthur Ashe, mi viene in mente Freddie Mercury, Keith Haring, quanto ha portato via l'AIDS? Rocazzo quando disse che era malato di AIDS, era a Parigi, dovette affittare un 747 per tornare negli Stati Uniti perché nessuno voleva salire nell'aereo con lui, ora non muore più nessuno. Noi non possiamo dilapidare questa risorsa mettendo la scienza allo stesso pari insieme alla stregoneria e alla superstizione, per cui io sono molto felice quando un politico dice che non possiamo accettare che le credenze antiscientifiche ostacolino delle azioni preventive, ma non si parla solo di vaccini, è un discorso molto più ampio. L'altra istituzione che deve fare la sua parte è quella di cui siamo ospiti, è quella di noi medici, l'ordine. Non è possibile che ci siano medici che dicono che i vaccini, che chi vaccina va all'inferno. Questo è un medico, iscritto all'ordine. Non vaccinate i vostri figli. Guardate, dopo il vaccino aumentano i tumori. Noi abbiamo un vaccino che fa sparire un tumore e questo dice che non bisogna farlo. Ecco, io devo dire che c'è stato un cambiamento molto grande. L'Ordine dei Medici per tanti anni colpevolmente se n'è fregato, però grazie a una donna che è diventata presidente, Roberta Kersevani, una goriziana, adesso anche l'attuale presidente, il dottor Anelli, l'aria è cambiata. I cialtroni hanno la vita molto più difficile e questo è molto bello soprattutto per noi medici che lavoriamo, perché queste persone abusano della dignità che è insita nel termine medico per ingannare e per sfruttare la sofferenza dei malati e dei loro familiari per darne un profitto. Sono degli avvoltoi della peggiore specie e quando mi dicono ma c'è quello che dice che i vaccini fanno male ed è un medico come te, ecco, quello non deve più essere un medico come me, quello bisogna sbatterlo fuori. Un pompiere che dice che il fuoco non si spegne col kerosene deve andare a fare un altro lavoro.
E lo stesso vale per i medici che dicono che appunto l'otite si cura col limone o il cancro si cura col bicarbonato. Queste persone lo fanno perché traggono profitto, sfruttano il dolore della gente, sfruttano la paura della gente, sfruttano la disperazione della gente e sono per me dei delinquenti della peggiore risma. Io non li voglio come colleghi. Infine, l'informazione. È stata citata la mia avventura a Virus, dove mi sono trovato a dover dibattere con Red Ronnie ed Eleonora Brigliadori, che io ricordo per l'appunto bellissima nel film Rimini Rimini con Gigi e Andrea, ma alla quale non vengono riconosciute particolari competenze in campo immunologico. L'informazione deve sapere selezionare, perché un conto è chiedere a me di come si costruisce un razzo, un conto è chiederlo a un ingegnere della NASA. Ecco, una volta per tutte, io non so il tedesco, è così importante che io dica come tradotto qualcosa in tedesco? No, posso anche stare zitto. E allora riscopriamo questo concetto: chi di qualcosa non sa nulla può anche stare zitto e il mondo va avanti lo stesso. E se si parla di qualcosa che non si conosce possono essere guai. Guardate questo giornale: si ammala dopo il vaccino, nata sana, le diagnosticano la sindrome di Down dopo la trivalente. La sindrome di Down, per chi non lo sa, è un cromosoma in più. Ora, come una trivalente possa aver fatto apparire un cromosoma dal nulla è qualcosa che veramente richiede una grande dose di creatività, però questa persona, secondo me, questo articolo poteva anche non scriverlo. Per cui i giornalisti devono sapere selezionare le fonti, bisogna chiedere alle persone competenti. Ricordate Stamina, genitori disperati, perché hanno un figlio che muore, perché la medicina purtroppo delle volte dice a un genitore: tuo figlio muore perché non possiamo fare niente. Questo succede, è una tragedia, è bruttissimo, è frustrante, ma succede. E allora, quando c'è questo dolore, quando c'è questa disperazione, è importante chiamare a parlare, per esempio, di cellule staminali, chi le studia veramente da tutta la vita, e non chiamare come esperto Adriano Celentano. Ecco, io ho provato a fare la mia parte, ho provato appunto a scrivere dei libri, ma anche qui è difficile perché poi ci si scontra con l'ignoranza. Alcuni hanno ritenuto, c'è una cosa singolare tra gli appassionati di vaccini di internet, sono persone che in generale non sanno l'italiano, scrivono il vaccino non è innocuo con la Q, però si buttano poi su qualcosa di più facile, che appunto la virologia, l'immunologia rispetto all'italiano sono forse un po' più semplici. Io ho provato a scrivere un libro, ma guardate qua che recensione mi hanno messo. Se si potrebbe, darei 0 stelle, perché il minimo è 1. Ora uno dice: non vado su Amazon, vado in libreria. Questa è una libreria di Roma, guardate, mi hanno messo qui insieme a questo che dice di essere un candidato al Nobel. Le candidature del Nobel sono segrete, per cui è come se io dicessi che sono candidato a Miss Italia. Questo è uno che crede alle scie chimiche, questa invece è una giornalista che in questo libro, parlando dei vaccini, ha citato il nebivololo. Ora, chi è medico qui sa che il nebivololo è un beta bloccante che serve per abbassare la pressione, che è tutto meno che un vaccino. Ora voi vi dite: anche in libreria sono qua. Beh, in effetti sono qua, e guardate un po' come ha scritto qual è il libraio, ci ha messo l'apostrofo. E allora meglio questo di Torino, che per Natale ha messo l'oroscopo, è furioso. E ha messo chi ci crede e chi non ci crede. Al di là di tutto però siamo in un momento di grandissima confusione. E come potete vedere, questa frase, il mondo moderno travolge la gente con una sovrabbondanza di informazioni che è confondente e pericolosa per la mente. Io sono sicuro che molti di voi sono d'accordo con questa affermazione e la trovano particolarmente aderente a quello che sta succedendo in questi giorni, proprio per tutto quello che vi ho detto. Beh, però c'è una piccola sorpresa. Questa frase l'ha detta un signore nel 1550 e non parlava di internet, parlava della stampa. Quando arriva qualcosa di nuovo, un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo modo di comunicare, le regole cambiano e bisogna sapersi adattare a questi cambiamenti, perché il mondo non torna indietro. Io posso essere nostalgico del tempo in cui da Milano a Novara si veniva col calesse, ma non posso più tornare indietro, devo venirci con l'automobile, col treno, con un autobus. Se provo col calesse finisco male. E allora noi dobbiamo capire che il mondo cambia. Quando arriva un nuovo mezzo di comunicazione,
bisogna capirlo e bisogna sapersi adattare. Un esempio bellissimo di questa cosa deriva dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, prima nazione del mondo, arrivò la televisione nella seconda metà degli anni 50, ebbe un successo spaventoso e cambiò il modo di comunicare. Di colpo in casa c'era la televisione e tutti guardavano la televisione come facciamo ancora adesso. Nel 60 ci furono le elezioni presidenziali. Ci furono le elezioni presidenziali che misero di fronte due candidati. Uno, Richard Nixon, era il grande favorito. Due termini come vicepresidente, una carriera fantastica, grande esperienza, tutti i pronostici erano dalla sua parte. L'opponente era un giovane senatore del Massachusetts che aveva servito un solo termine in Senato, quindi nessuna esperienza. L'unica cosa che aveva veramente ragguardevole era un padre molto discusso che aveva amoreggiato prima con i nazisti e poi anche con qualche, diciamo, italo-americano di troppo. C'è questo dibattito televisivo, il primo della storia. Nixon pensa che sia un comizio come un altro. Kennedy capisce che è importante. Nixon si teneva a Chicago nel tardo pomeriggio questo dibattito e poi andava in diretta in tutti gli Stati Uniti. Nixon lo prende, un impegno come l'altro, mette tre comizi la mattina, un comizio al pomeriggio e poi va a fare il dibattito. Kennedy invece capisce che è importante, se ne frega dei comizi, capisce che potrà arrivare in casa di tutti gli americani e potrà ribaltare il tavolo. Prima di tutto si fa dire com'è lo studio e sceglie un abito che si stacca decisamente nel bianco nero del tempo con lo sfondo dello studio. E poi comincia a studiare come deve stare seduto. Guardate qua, Nixon che sembra un ranocchio, Kennedy che è perfettamente rilassato. E questo non è frutto del caso. E poi comincia anche a studiare come deve rispondere. Deve rispondere guardando la telecamera, perché chi guarda la telecamera dà l'impressione di essere sicuro, di essere affidabile. E Nixon invece non sa nulla, guardate, è seduto male, ha un abito che non si stacca. Quando risponde fa la cosa che è naturale, quella di guardare un po' la giornalista e un po' il suo rivale. Vedete la barba lunga, alla fine cosa succede? Succede che chi sente il dibattito alla radio premia Nixon, che lo stravince, ma tutti l'hanno visto a televisione, dove vince Kennedy, che vince anche le elezioni. I politici hanno imparato la lezione e da quella volta preparano con grande attenzione i dibattiti televisivi. Ma voi pensate che tutti l'abbiano imparata? Guardate, questo è Minniti, un ministro si può essere d'accordo o non d'accordo, però comunque una persona di una certa levatura. Rilascia un'intervista al Foglio, evitare social worker, niente Facebook, niente Twitter, niente Instagram, non l'ha fatto mai e non lo farà in campagna elettorale. Elezioni, si presenta a Pesaro, un collegio che è di sinistra dal 1948, arriva terzo dietro un grillino espulso dal partito. Ecco, il mondo cambia e non tutti riescono a stare dietro. Abbiamo visto Minniti, ha sbagliato, ma chi è che sbaglia? Beh, sbagliamo in tanti. E forse l'immagine che più completamente ci rappresenta il disastro comunicativo è questa. Noi abbiamo un vaccino che previene l'infezione del papilloma. L'infezione del papilloma è una condizione indispensabile perché si sviluppi un tumore che fa migliaia di morti. Quindi tumore, non stiamo parlando di una malattia da poco, tipo l'influenza, magari sopravvivono. Il tumore è una paura di tutti. Questo vaccino è un vaccino estremamente sicuro ed è un vaccino efficace al 90%. Questo vaccino nel nostro paese, oltre a essere sicuro, ad essere efficace nel prevenire il cancro, è anche gratuito. Ma perché il 50% delle persone lo rifiuta? Ecco, se qui fuori ci fosse uno che ci dà dei panini gratis, o ci dà della birra gratis, o ci dà una bibita gratis, e il 50% delle persone gliela ridà indietro, ma qualche domanda dovrebbe porsela. Io sono un immunologo, io sono un ricercatore, il vaccino è efficace al 90%, il mio lavoro dovrebbe essere quello di andare in laboratorio e farne uno che è efficace al 98%, ma siamo sicuri che sia questo il mio lavoro, sia quello che io devo alla società per quello che mi paga? No. Io devo riuscire a far capire che questo vaccino deve essere fatto, perché queste mancate vaccinazioni purtroppo significano morte. Siamo in un momento difficile per noi medici,
siamo in un momento in cui la nostra professione è cambiata profondamente e questo ha causato un cambiamento profondo del rapporto tra medico e paziente. Pensiamo a 100 anni fa, il mio collega vedeva un paziente che aveva una polmonite, lo visitava, diagnosticava la polmonite e poi? E poi niente, fine. Stava lì e sperava che andasse bene, lo accompagnava per mano o fino alla guarigione o nel 30% dei casi alla morte. Non doveva fare nulla, ma quel paziente aveva un medico accanto, perché quel medico non poteva fare altro. Oggi, oggi ringraziando il cielo, non si muore più, ma non si muore più di polmonite, non si muore più di AIDS, non si muore più di epatite C, non si muore più di infarto, perlomeno si muore immensamente di meno, di tumore, di ictus. Ma questo grazie a cosa? Grazie a una medicina che si è spezzettata immensamente. Un cardiologo degli anni 70 curava tutto, perché la cardiologia era semplice. Un cardiologo del 2019 si occupa del suo piccolissimo settore, che può essere l'aritmia, che può essere il trattamento dell'infarto, che può essere il trattamento degli scompensi. Ecco, tutto questo ha reso la medicina immensamente più potente. Ma che prezzo è stato pagato? Il rapporto tra medico e paziente. Perché ricordiamoci, noi abbiamo una medicina potente, una medicina che sa fare quello che non ha mai fatto prima. Ma alla fine siamo sicuri che il paziente sia così diverso? Siamo sicuri che il paziente che ha paura di morire o che ha paura che un suo caro muoia è diverso oggi dal 1819 o anche dal 1519? Ecco, noi abbiamo una medicina che è cambiata in maniera incredibile, ma alla fine i pazienti sono rimasti gli stessi. E per questo hanno così tanto successo quelli che fanno le medicine alternative. E da loro dovremmo, secondo me, imparare, perché danno tempo ai loro pazienti, li fanno sentire considerati, li prendono per mano. Poi certo che non li guariscono, perché le medicine alternative sono tanto alternative ai farmaci nostri quanto lo è un tappeto volante rispetto a un paracadute. Però intanto si sentono curati, loro li stanno a sentire. Purtroppo, dobbiamo dire, quando capita che un bambino muore di otite perché sono state omesse delle cure. E purtroppo noi dobbiamo impegnarci in questo mondo diverso. Non possiamo lasciare che i social media, internet, diventino l'esclusivo territorio di caccia dei delinquenti e dei somari. Noi dobbiamo fare qualcosa. Io sono convinto che quando è apparso il telefono, i nostri colleghi hanno avuto un momento di grande difficoltà, perché per la prima volta c'era un paziente che diceva: dottore, mi fa male la pancia, e tu non lo potevi toccare, non lo potevi guardare. Era una cosa nuova, era una cosa anche pericolosa se ci pensate. Però i medici cosa hanno fatto? Hanno staccato il telefono, l'hanno sbattuto in faccia ai pazienti? No, hanno capito che il telefono è qualcosa che si può usare, ma che ha dei limiti. Però non hanno sbattuto il telefono in faccia ai loro pazienti. Io penso che l'abbiano fatto molto in pochi. E noi lo stesso non possiamo sbattere in faccia e fregarcene di quello che succede su Facebook e di quello che succede su internet. Questa, vedete, è la situazione che c'era nel 2015. Ho cominciato questo gioco, che poi è andato molto oltre le mie intenzioni, nell'inizio del 2016. Guardate, c'erano solo antivaccinisti e le cose sono cambiate. Per fortuna, io non so se questa mia azione sia stata utile per convincere le persone, ma sicuramente ho dimostrato che su internet si può parlare di scienza, si può parlare di medicina, si può parlare correttamente. Certo, dobbiamo avere un modo diverso di comunicare. Non possiamo pensare che il linguaggio che usiamo con i nostri pazienti nel nostro studio o con i nostri colleghi in un convegno o nei lavori scientifici è quello giusto per internet. No, non va bene. Dobbiamo cambiarlo, perché noi dobbiamo essere corretti, trasparenti e competenti, ma anche convincenti e appassionanti. Altrimenti la gente va a leggere il cialtrone. Perché vedete, in un convegno di ortopedia a me non mi fanno salire a spiegare l'ortopedia. Io sono tra gli astanti, in quello di virologia magari mi invitano a parlare. E su internet invece siamo tutti alla pari. Però alla fine qualcosa si può fare. Guardate, i vaccini. Questa era la situazione nel 2015, un disastro, l'avete visto, a livello di paese africano. E questa è la situazione nel 2018.
E che è migliorata. Perché è migliorata? È migliorata perché lo Stato ha fatto capire che i vaccini sono utili e sono fondamentali, punto e basta, c'è una legge, li devi fare. Non ha traballato, ma vediamo forse. Abbiamo avuto un ordine dei medici coraggioso che ha preso una posizione ferma, l'Istituto Superiore di Sanità, grazie al professor Ricciardi, altro uomo coraggioso, ferma. E poi anche adesso i giornalisti non viene più tollerati. Io sono convinto che oggi le tranne non lo rinviterebbero a parlare di vaccini, perché la gente si arrabbia, non lo tollera più, è cambiata la pubblica opinione. E allora vedete, qualcosa si può fare. Non è una questione di vaccini. I vaccini sono soltanto l'epifenomeno di questo rifiuto della scienza. Rifiuto della scienza che non possiamo fare, perché dal 2000 al 2016 ogni giorno noi abbiamo aggiunto 6 ore alla nostra aspettativa di vita come mondo. Vi rendete conto? 24 ore, 6 in più alla fine della vita. E non è sempre stato così, perché negli anni precedenti, per esempio, quando è saltato fuori l'AIDS e non si riusciva a curare, questo orologio andava a ridursi, l'aspettativa di vita calava. Per cui il fatto che in questo periodo sia stata aggiunta, grazie per esempio alle cure contro l'AIDS e tutti i progressi della scienza, noi non possiamo permetterci di buttare via tutto questo, dobbiamo pretendere che questa sia una parte fondamentale in cui tutti si riconoscono. Ripeto, la scienza non è di destra, non è di sinistra, non è di centro, perché se si vive di più è meglio per tutti. E allora noi dobbiamo difenderla, anche se purtroppo, vedete, morti agli scienziati, anche qui, notate. Altri ce l'hanno con le manipolazioni genetiche, vedete? Però le balle ci sono sempre state, vedete? Prove convincenti che Napoleone non ha mai esistito. Però dobbiamo tenere duro. Dobbiamo tenere duro perché la nostra salvezza è il capire le debolezze della nostra mente e la nostra salvezza è affidarci alla ragione e non al pensiero facile e istintivo, perché come diceva Goya, che non era un medico ma era un grande artista, il sonno della ragione genera mostri e noi quei mostri non li vogliamo vedere. Grazie. Beh, che dire, insomma, credo che possiamo essere più che soddisfatti di quello che è stata la relazione del professor Burioni, ha toccato tanti punti, tanti argomenti e credo che ci possa essere spazio sicuramente per un po' di discussione. Ecco. Quindi se c'è qualcuno che ha qualche domanda, si faccia avanti. Aspetta, sei preparata. Una delle ultime parole che ha detto il professore mi è rimasta nella mente: manipolazione genetica. Ma è chiaro che se si usano termini in questo modo, l'opinione pubblica normale parte già in termini negativi e chi sta dall'altra parte a buon gioco. Per igiene mentale io penso che si debba anche fare molta molta attenzione proprio alle espressioni linguistiche. Propongo quindi, lo so che sto dicendo una cosa grossa, ma su determinate questioni è già il linguaggio che diventa nemico e questo secondo me è molto pericoloso. Grazie. Allora, lei ha perfettamente ragione. Vede, se io sono in un convegno medico e un mio collega mi chiede i vaccini causano l'autismo, io rispondo non esiste nessuna prova che i vaccini aumentino la probabilità di contrarre l'autismo. Ma chi mi sente cosa pensa? Come? Non c'è una prova fino adesso, però domani potrebbe saltare fuori. In realtà questo vuol dire l'autismo e i vaccini non c'entrano nulla. Dire che i vaccini causano l'autismo vuol dire che la terra è piatta. E la linguaggio è importante. E io questo ho tentato di fare. Io faccio il professore. Io ieri ho finito il mio corso, però ogni mattina faccio 2 ore di lezione. E io devo far capire ai miei studenti. Non sono loro che devono capire me. Io devo rendere la mia materia appassionante. E se non è appassionante la colpa è mia.
Io devo rendere la mia materia comprensibile e se non la capiscono la colpa è mia. Io devo rendere la cose convincenti perché se non li convinco la colpa è mia. E io su Facebook ho fatto la stessa cosa. Però c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro elemento nella mia aula. Il professore sono io. E quindi se un mio studente mi chiede delle informazioni, io sono felice di dargliele. Se mi espone i suoi dubbi, sono felice di dargliele. Ma se pensa di spiegarmi la virologia dopo averla studiata 5 minuti su Wikipedia, no. Ecco, e io nella mia attività internettiana ho sempre avuto la massima comprensione per chi mi esprime i dubbi. Io ricordo in una trasmissione televisiva mi scontrai con uno di questi comici che prendeva in giro una mamma gravida perché aveva mangiato un'albicocca e temeva che l'osso facesse male al bambino, aveva inghiottito l'osso di un'albicocca. Ovvio che è una scemenza. Però io non la posso prendere in giro se è una mia paziente. Se è una mia paziente ha il diritto di avere una spiegazione. Però questo è diverso. Se arriva una paziente e da un ginecologo gli comincia a spiegare se è meglio partorire a termine, cioè è un'altra cosa. E allora non confondiamo le paure della gente che noi medici dobbiamo affrontare per nostro dovere. Non confondiamo i dubbi e le paure con l'arroganza degli ignoranti che pensano di sapere le cose senza avere studiate. Le cose si sanno quando si studiano. Io non so il tedesco non perché sono stupido, perché non l'ho studiato. E so il francese non perché sono intelligente, perché l'ho studiato. Si studia, si sa. Non si studia, non si sa e si può anche stare zitti. Punto. Sembra un'ottima cosa, credo che ci vorrebbe forse molta più gente, no? che segua questo consiglio, questo semplice ma importante consiglio. Ma io oggi invece siamo in una società completamente all'opposto, in cui parlano tutti, e anzi se non parli non sei nessuno, quindi credo che questa è una cosa importante. Prego, qualche altra domanda? Io, grazie. La mia domanda nasce da una riflessione. Il fatto è che io posso sentirmi in grado di fare informazione su qualcosa che io ho studiato e conosco verso una persona che mi sembra non abbia magari studiato. Come lei diceva, se uno studia è giusto anche che condivida la sua conoscenza e va benissimo. Ma nel momento in cui è un medico a sconsigliare un vaccino, perché io non sono vaccinata con il papillomavirus, perché il ginecologo aveva detto a mia madre che non era il caso di vaccinarmi. Io ora mi trovo a 23 anni che non sono vaccinata, non sono morta, non ho niente di grave, ma io come posso sentirmi anche in dovere, tra virgolette, a comunicare a un medico che la sua scelta è stata una scelta stupida nei miei confronti, quando lui in realtà è quello che ha studiato e quindi dovrebbe saperne più di me, e io non mi permetto di dire una cosa del genere a qualcuno che in teoria dovrebbe saperne più di me. Cioè, come può fare uno in questo caso, quando è chi dovrebbe dare fiducia ad mancare proprio della base di qualcosa del genere? Quando noi ricercatori troviamo una struttura che è considerata che è conservata tra specie molto lontane ed è distribuita ovunque, ne evinciamo che è qualcosa di importantissimo. Probabilmente i cretini sono molto importanti perché sono distribuiti in maniera molto omogenea tra sessi, gruppi etnici, professioni, e purtroppo anche la professione medica non è immune dalla presenza dei cretini. Ora, un medico che dice che la vaccinazione contro il papilloma è inutile o addirittura dannosa, o è ignorante o è in malafede. In questo caso però è consentito il cumulo delle cariche, quindi può essere anche entrambe le cose. Io ritengo che sia nel primo sia nel secondo caso sia importante che qualcuno gli ricordi molto presto che è meglio che studi, diciamo, nella migliore delle ipotesi. Questo è l'opera di controllo molto importante che deve fare l'ordine attraverso la formazione. Ora, tutti possono sbagliare, però sbagliare per ignoranza è qualcosa di molto grave e questo non dobbiamo tollerarlo. Noi dobbiamo custodire la nostra professione, dobbiamo pretendere che i giornalisti facciano il loro lavoro, dobbiamo pretendere che lo Stato faccia il loro lavoro, però io ritengo che si debba cominciare a pulire sempre dentro casa propria. Per questo
il ruolo degli ordini professionali, che vengono tanto sviliti, è proprio questo, quello di garantire la qualità della professione. È chiaro che è una cosa teorica, perché il cretino purtroppo ci sarà sempre, però è qualcosa a cui dobbiamo tendere. Presidente, poi... Sì. Sì, bella domanda, tanto bella risposta, assolutamente condivisibile. Come ricordava il professor Burioni, per fortuna negli ultimi anni c'è stata una finalmente presa di posizione molto precisa da parte della Federazione Nazionale degli Ordini e come sapete, se non lo sapete ve lo dico io, alcuni, per la prima volta, alcuni colleghi, colleghi tra virgolette, diciamo, tra virgolette, ecco, hanno subito anche quello che dovevano subire, cioè la radiazione dall'ordine. Uno di questi, quindi questi sono individui che non possono più fare il medico in Italia, perlomeno. Alcuni di questi colleghi vengono, ex colleghi, diciamo, vengono purtroppo sono presenti in alcuni convegni, chiamiamoli sempre tra virgolette, in cui vanno a sostenere le ipotesi dei Novax, appunto, che qui è stato accennato prima. Quindi è chiaro che questa gente in giro c'è ancora, se ne sente parlare, purtroppo anche alcuna stampa spesso dà adito a queste cose. E quindi, però, diciamo che, come diceva giustamente il professore, qualcosa sta cambiando. Cosa è cambiato? Quindi, l'atteggiamento dell'ordine nei confronti di queste persone è drasticamente cambiato. È importante, però, che l'ordine conosca queste cose. Spesso non le può conoscere così diffusamente. E allora è il cittadino che deve anche favorire questa comunicazione. Noi siamo pronti a, dietro ovviamente una denuncia da parte di qualcuno, chi di voi ha avuto queste esperienze, di procedere come dobbiamo procedere. Quindi non c'è nessun problema a portare avanti quello che deve essere fatto. Però è importante che ci sia un'alleanza molto stretta tra medici, cittadini e pazienti, perché ovviamente è interesse di tutti che le mele marce, se ci sono, vengano tolte di mezzo. Ok? Mi permetti una cosa da aggiungere, Federico, che in quanto ordine dei medici noi abbiamo un dovere di difendere l'etica della nostra professione. Al di là della denuncia, è fondamentale che ci sia un discorso etico sotto, e quindi la parola denuncia forse è brutta, uno dice vado a denunciare, ma facciamo una segnalazione di questo. C'è un consiglio che si occupa di queste cose, c'è anche una commissione di disciplina, ma soprattutto è il concetto etico. Se noi come ordine dei medici non ci occupiamo dell'etica della nostra professione, abbiamo fallito. E noi stiamo cercando in questi anni in cui siamo dentro in questo consiglio di fare tutto il possibile perché l'etica sia una delle cose più importanti dell'ambito del medico, forse ancora di più che non quella che è la preparazione finissima nelle varie discipline. È indispensabile avere una situazione di etica ben presente e ben radicata nel collega e in noi, naturalmente, in tutti noi. Altra domanda? Prego. Buonasera. Grazie. Io insegno all'Università di Torino. Volevo fare un punto perché avete detto delle cose interessantissime, però mi trovo di fronte ai ragazzi e faccio fatica a esporgli queste problematiche, soprattutto quando nella mia materia molto spesso si sconfina nelle medicine alternative. Adesso faccio fatica un pochettino a esporre, perché non vorrei mettervi... Insegno all'Università di Torino a Scienze Motorie. Il punto è questo. Voi avete detto correttamente tutto per quanto riguarda l'ordine e il fatto di denunciare all'ordine determinati fatti molto gravi. Ma come si può porre l'ordine di fronte all'omeopatia e alla continua formazione dei medici omeopati? È vero che non è la stessa cosa per quanto riguarda la gravità delle vaccinazioni,
Assolutamente vero. Però l'ordine è intriso di medici omeopati e di corsi di formazione universitari che qualcuno definisce anche scientificamente provata. Ecco, ora vorrei sapere la vostra opinione a riguardo. Grazie. Ma allora, l'opinione degli ordini è quella, come probabilmente sa, che le medicine alternative sono previste, riconosciute dagli ordini dei medici, dal FONCEO, tant'è vero che queste medicine alternative hanno un registro apposito che viene tenuto dagli ordini, dove si inseriscono tutti i medici che praticano questo tipo di medicina e che quindi è riconosciuta appunto dalla FONCEO. È chiaro che questo cosa vuol dire? Vuol dire che la pratica di questa medicina alternativa deve essere gestita dal medico, da un medico chirurgo, e quindi questo è perlomeno un qualcosa che serve a controllare questo tipo, perché questo potrebbe essere fatto teoricamente da qualsiasi persona in un'altra condizione. Quindi è già un qualcosa che serve per controllare che le cose vengono fatte nel modo corretto. E poi chiaramente il discorso, per esempio, che abbiamo fatto all'inizio del bambino che ha avuto l'otite, non è stato curato, eccetera, è chiaro che lì è un problema non tanto dell'omeopatia, che ovviamente se un medico corretto sa dove può usare eventualmente l'omeopatia e dove invece deve dare l'antibiotico. Credo che nessun medico omeopata come si deve possa fare una cosa del genere, ecco. E quindi diciamo che poi ci sarà una valutazione ulteriore in futuro se queste pratiche risponderanno alle prove scientifiche, cosa che per adesso non c'è completamente, e magari un domani cambieranno le regole, però attualmente le regole sono queste e quindi sono medicine alternative che vengono riconosciute dalla Federazione degli Ordini. E certamente un domani poi si vedrà, ecco. Io ritengo che non esistano medicine alternative, esistono le medicine che hanno una provata efficacia e quelle che non ce l'hanno, punto. Ecco, il metodo scientifico con chiarezza è in grado di dimostrare se qualcosa funziona o non funziona. Ora, esiste una domanda che possiamo farci, che non è scientifica ma è politica. Posto che una medicina non ha alcuna provata efficacia, e questo non è un argomento politico, perché il provare l'efficacia di una medicina è questione scientifica, ma posto che la medicina non ha, questa medicina alternativa non ha alcuna provata efficacia, è meglio che la gestisca una fattucchiera o un astrologo, o è meglio che la gestisca un medico? Questa è una domanda alla quale ognuno può dare legittimamente una risposta. Ed è una domanda che non è più scientifica, è solo politica. Però il termine medicina alternativa non esiste. Esistono le medicine che hanno, esiste la medicina che ha una efficacia dimostrata ed esiste tutto quello che non ha un'efficacia dimostrata. I filtri d'amore, andare a Lourdes, pregare il Buddha o chi uno vuole, i braccialettini di giada e tante altre cose. Quindi la medicina non c'è alternativa. Basta. Poi, se comunque debba essere gestita questa cosa che comunque c'è e che non è che possiamo con un pulsante farla sparire, io la farei sparire potessi, ma non ho questo potere, deve gestirla un medico o qualcun altro? E questa è un'altra domanda che ha molte molte più sfumature. Vi anticipo che il mio prossimo libro sarà sull'omeopatia, e quindi però c'è un però. Posto alcune premesse che non vi è difficile capire, io ritengo che noi medici, non della medicina alternativa, dagli omeopati abbiamo anche qualcosa da imparare. E io questo dirò nel libro anche, sorprendentemente, perché magari qualcuno non se l'aspetta. Però se riesco a scriverlo, cosa di cui non sono certo, Rizzoli lo farà uscire prima della fine dell'anno, quindi potrete
leggere in maniera estesa la mia opinione, che però si riassume in quello che vi ho detto. È una scelta politica, non è scientifica. La scienza è chiara, i farmaci omeopatici non c'è niente, punto. C'è da discutere a lungo. Se la chimica che fa stare insieme questa bottiglia è vera, ed ovviamente è vera, nei farmaci omeopatici non c'è niente. Che poi questo niente però possa avere un'efficacia in un singolo paziente è quello che noi conosciamo molto bene e si chiama placebo. E allora attenti, perché forse noi dobbiamo imparare da questi colleghi come sfruttare al meglio anche questo effetto che c'è. Non è banale, ma io penso che sia una riflessione interessante, però mi riservo di tornare a presentare il mio nuovo libro. Volevo solo fare una piccola aggiunta anch'io. Non sono proprio del tutto d'accordo con Roberto Borioni su questa cosa qua, perché stiamo puntando il discorso su terapia uguale medicina uguale farmaco. Probabilmente la terapia non è farmaco e l'omeopatia è un mezzo, ma la terapia è anche medico, e quindi quello che stava dicendo prima Borioni, vi stupirò, sicuramente è molto logica questa cosa, perché noi curiamo, io lo vedo in ambulatorio di medicina generale, che mi capita di dare 5 gocce di una cosa per far dormire la gente dorme, è una cosa che non ha nessuna validità scientifica il fatto di usare un farmaco di questo genere, però la gente dorme e allora lo riuso, perché anche l'amico, il cugino, la parrucchiera dice sì, in effetti l'ha dato anche a me e funziona, e io mi faccio forte di questa cosa, anche faccio delle belle figure alla fine. E poi soprattutto c'è da dire che spesso viene detto anche questo, che comunque non fa male, e quindi è naturale, è una cosa naturale, non fa male, e quindi questo è anche un argomento importante, no? Altre domande? Sull'omeopatia mi riservo di, verrò a presentare il prossimo libro. Ah, vabbè, io volevo fare un commento, ma ha già risposto in gran parte il professor Borioni, nel senso che io sono stato sempre molto tranchante, l'omeopatia non è scienza, appunto, ai miei pazienti io dico questo, nel senso che esiste la medicina e non esistono medicine alternative, punto. Cioè, o una cosa ha uno studio controllato che funziona, se no è fuffa. Scoprire che esiste all'interno dell'ordine, perché sono ignorante, non lo sapevo, che quindi gli omeopati vengono riconosciuti, e questo mi crea profondo disagio, nel senso che io ho sempre detto sono balle, scoprire che vengono riconosciuti ufficialmente, non sono molto contento di questo. Io vorrei non continuare a parlare di questo argomento, perché appunto vorrei poi parlarne quando avrò espresso in maniera organica il mio pensiero, anche con alcuni esempi che insomma, e alcuni dati che sono importanti, perché poi ricordiamoci a partire dai dati, altrimenti vale tutto. Dico solo, ecco, poi non voglio più commentare, che in medicina esiste anche la riduzione del danno, però. Quindi, però ne riparleremo. Adesso sull'omeopatia, ecco, preferisco non continuare, perché è un argomento semplice per alcuni aspetti, però a mio parere estremamente complicato e intrigante per altri, e vorrei poter affrontare questi altri, ma è presto, perché il libro ancora non l'ho finito. Altra domanda? Buonasera professore, cambiando adesso appunto il discorso dall'omeopatia e tornando sui vaccini, volevo sapere un suo commento, un suo parere riguardo alle recenti critiche effettuate da parte dell'ordine dei biologi, ordine che in effetti è anch'esso ordine, riguardo appunto le pratiche industriali di produzione dei vaccini. Grazie. È uno dei pochi momenti della mia vita in cui sono felice di essere medico e di dire che io non ho alcuna parte nell'elezione di questo dell'ordine dei biologi. È una questione interna ai biologi, sono state fatte uscire delle notizie. Permettetemi di farvi notare una cosa. È uscito fortunatamente su una parte molto piccola della stampa la notizia secondo la quale un vaccino era contaminato. Ora, i dati erano veramente di qualità infima. Perché nessuno della casa farmaceutica ha detto nulla? Provate un po' ad andare a scrivere su un giornale che un dolce è contaminato, che un cibo è impuro, e guardate cosa succede la mattina dopo. Allora, di nuovo, posto che la questione interna dell'ordine dei biologi non mi riguardano e non ne voglio parlare, perché se i biologi l'hanno eletto,
fatti loro. Io sono felice di avere come presidente l'amico Filippo Anelli, che sono sicuro che non fa così, però se lo sono eletto. Ecco, vediamo un po' in quell'episodio, perché le case farmaceutiche non hanno detto niente, sono rimasti zitti? Perdonatemi, ma nel momento in cui c'è l'obbligo di fare un vaccino, esiste anche un obbligo di informare i pazienti tempestivamente. Cioè, un genitore che viene obbligato a fare un vaccino non può più scegliere, perché la legge, a mio parere, giustamente glielo impone, e ha dei diritti però. Se in un giornale esce che un vaccino è contaminato, qualcuno deve spiegare che non è. E lo stacolo non può essere Burioni, perché Burioni in quel caso è stato il professor Bucci della Temple University, perché Bucci e Burioni possono in quel momento anche avere qualcosa da fare che, insomma, non è il loro dovere. Ecco, da quella vicenda traiamo questo insegnamento. Ci vuole una risposta pronta in quei casi da parte del Ministero, da parte dell'AIFA, da parte soprattutto di chi produce il vaccino, che non c'è stato. Altre domande? Mi fanno dei gesti? Sono a meno del microfono. No, voglio solo ricordare una cosa, che in occasione del suo 90° compleanno il professor Silvio Galattini venne intervistato su molti argomenti e ovviamente anche sull'omeopatia. Che farmaci, scritto tra virgolette, sono? La risposta fu chiarissima: è acqua fresca. Non ho altro da dire. Altre domande? No, non sull'omeopatia? Prossimo. Basta. Bene, allora grazie ancora al professor Burioni. Se vuoi concludere tu. Ovviamente io concludo con un grande ringraziamento a tutti. Stasera siete particolarmente numerosi, è stata una cosa piacevolissima vedervi e speriamo di essere riusciti ad offrirvi un programma questa sera assolutamente eccezionale. Vi posso dire che non è stato facile riuscire a agganciare Roberto Burioni, ma siamo molto orgogliosi di questa cosa e stiamo gongolando ancora adesso e stasera gongoleremo ancora di più. Grazie, vi diamo appuntamento probabilmente per una futura edizione, non sappiamo ancora bene. Grazie, grazie Roberto Burioni.